Per gli amici di BuzzBlog, la Penera è a Torino al Festival della Resistenza Costituzionale. Siamo in compagnia di Susanna. Ciao Susanna. Ciao. E Susanna, come mai qui quest'oggi? Ma in verità io sono qui sì per la manifestazione, però perché mentre chiedono giustizia per tutte le altre vessazioni che subiamo, c'è quella più importante ancora, che è quella che sta divulgando il governo del popolo, a cui mi sono associata così per favorire la divulgazione di questa problematica che non si riesce a risolvere. In effetti avremo una manifestazione il 19 di luglio, proprio qui davanti al Tribunale di Torino e davanti a tutte le procure d'Italia praticamente, sempre per richiedere parlare del modello 45, che come tutti sanno è quel sistema con cui i giudici fanno in fretta ad archiviare le denunce che loro ritengono di poco conto, e così in questo modo molta gente non ha giustizia, insomma. Ecco, mi è venuta proprio a cuore perché all'inizio dell'anno ci sono stati dei manifestanti dei vigili del fuoco, sono venuta a conoscenza lì di questa cosa, io non ero proprio a conoscenza, e i vigili del fuoco manifestavano, erano in due poverini davanti alla procura di Torino, e quindi mi sono fermata e mi hanno spiegato questa cosa. Io mi hanno aperto un orizzonte, sono stata felice di aderire a questo movimento di Francesco Carbone, che lui è 15 anni che lotta per questo. Susanna, la Penera ha già fatto un report del volantinaggio che si è tenuto ad Alessandria fuori dal Palazzo di Giustizia. Sì, ripeto. Scusa, non è un vaccino, c'è troppo chiasso. La Penera ha già fatto un report delle interviste sul volantinaggio fuori dal Palazzo di Giustizia di Alessandria. E so che c'è stato lo stesso volantinaggio in diverse procure d'Italia. Com'è andata? Ma quella di maggio vuol dire? Sì. L'unica è quella di maggio, sì, dei quattro giorni. Io non so, città per città non lo so, però a Torino è andata molto bene, eravamo in tanti dal mattino alla sera, c'è stato un turnover continuo di manifestanti che venivano e siamo riusciti a informare moltissima gente. Devo dire che molti erano un po' informati, ma la maggioranza no, assolutamente. Quindi hai trovato tanto interesse e un buon riscontro? Un buon riscontro, e soprattutto quei pochissimi gruppetti di giovani che sono riusciti a prendere coscienza anche di questo. Taluni addirittura mi avevano detto che avevano fatto anche la tesi su Falcone e Borsellino e i contenuti della loro lotta. A proposito di giovani, come mai vedi i giovani così distanti da certe tematiche? Mi spiace, io sono anziana, purtroppo ho anche un pensiero da anziana. I giovani non sono addestrati, se vogliamo usare questa parola, ad affrontare la vita e a conoscerne il significato delle difficoltà, non amano, cioè vivono in superficie a parer mio, però ripeto, mi scuso se è un'idea di una persona anziana, ecco, però lo riscontro tutti i giorni, onestamente. Sono allevati con lo smartphone, con l'usa e getta, e tutto diventa di poco conto secondo loro. E quindi vivono distaccati dalle realtà che sono più serie e che devono affrontare gli adulti. I genitori non li rendono neanche partecipi delle difficoltà che ci sono, anche dal punto di vista legale, non solo di vita, di esperienza. Susanna, io ti ringrazio, la Penera da Torino. Grazie a voi.